questo nuovo tutorial dei numero 0. Oggi con me andremo a realizzare un piccolo acquario. Potete sbizzarrirvi con i soggetti dai pesciolini alle meduse, magari facendo una nave pirata. Cominciamo con il progetto. Allora, per realizzare il nostro acquario ci serviranno un barattolo e il suo coperchio, uno stuzzicadenti, un pezzettino di plastica. Potremmo usare anche la carta, ma siccome da immergere in acqua, preferibilmente la plastica. Due tappi di sughero, un elastico, delle decorazioni, io ho scelto dei sassi colorati di blu, e delle conchiglie. E poi, volendo, possiamo aggiungerci dei brillantini. Allora, procediamo. Innanzitutto prendiamo i nostri due tappi di sughero e li uniamo con un filo di colla caldo. Questo è bello. Per essere sicuri che non si stacchi. In seguito lo uniamo con un elastico. Semplicemente. A questo punto prendiamo il nostro stuzzicadenti e il nostro pezzettino di plastica che diventeranno la bandierina e il portabandiera della nostra barchettina. Quindi prendiamo la misura che ci piace e tagliamo un triangolino in questo modo. A questo punto prendiamo il nostro stuzzicadenti e lo incolliamo alla bandierina. Mi raccomando, fatevi aiutare dai vostri genitori in quanto usiamo la colla caldo e le forbici. Aspettiamo che si asciughi. Tagliamo il nostro portabandiera un po' più corto, questo meno, e con una punta di colla caldo mettiamo la nostra bandierina tra i due tappi di sughero e in questo modo abbiamo la nostra barchetta. Ora procediamo con riempire il nostro barattolo di decorazione. Allora, prenderò questi sassi. Li adagiamo sul fondo. E qualche conchiglia. Adesso procediamo con riempire d'acqua il nostro barattolo circa fino a metà altezza. Eccoci qui, adesso io aggiungerò dei brillantini, magari blu, e mescoliamo con un cucchiaio. E non ci resta che adagiare la nostra barchetta nel barattolo e chiude. Bene. Ecco qua il nostro piccolo acquario portatile. Noi numero 0 speriamo state vivendo una quarantena tranquilla e più spensierata magari grazie al nostro video. Mi raccomando, seguite il canale e la pagina di Instagram e